Sanichi, e soprattutto quando tagli a pezzettini la tradizione, la storia del tuo partito, il programma in base al quale, pochi o tanti che siano, comunque il tuo partito ha avuto i voti in base ai quali tu stai governando senza mai esserti sottoposto al voto degli elettori, è chiaro che poi dopo tanto chi semina vento raccoglie tempesta, quindi lui di vento ne ha seminato parecchio, adesso la tempesta è arrivata tutta insieme. È arrivato il momento della tempesta. Aspetta Draglio, sentiamo Caprarica su questo, perché abbiamo vari capitoli della, del carattere Matteo Renzi da sentire. È così, non è tanto quanto si è fatto, perdonami Marco, che torniamo da te a breve. Caprarica. No, ma certo, tutti gli argomenti presentati adesso da Travaglio sono in larga misura condivisibili, ci sono elementi caratteriali che sono indiscutibili, poi naturalmente la ragione vera per cui è diventato così improvvisamente, ma non tanto improvvisamente, è un anno e mezzo che è diventato antipatico e che siamo nel bel mezzo di una crisi devastante, la gente continua a stare male, ad avere una sensazione che forse è perfino superiore di sofferenza rispetto al vissuto, però questo è quello che la gente sente, e la narrazione ottimistica che probabilmente nelle intenzioni di Renzi puntava, come dire, a infondere coraggio e a invogliare la resistenza ha prodotto l'effetto opposto, la gente si è sentita presa in giro. Allora Marco Travaglio, primo capitolo, i gufi, sentiamo Matteo Renzi. Gufo è colui il quale non crede nel fatto che l'Italia abbia un futuro. Gufo è colui il quale dice non ce l'ha mai fatta nessuno, perché ci provano? Il gufo non è quello che parla male di Renzi, il gufo è quello che parla male dell'Italia. E io, l'Italia, a quelli che ne parlano male, non la voglio lasciare. Noi salveremo questo paese dai gufi, dai disfattisti. Travaglio. Ecco, avete mostrato un filmato che è perfetto, perché lui identifica se stesso con l'Italia. Lui presenta riforme, alcune buone, poche, altre opinabili, molte, altre sbagliatissime, moltissime, e chiunque lo critichi sul merito di quelle riforme è un gufo che ce l'ha con l'Italia. No, in realtà è un critico che sta cercando di aiutarti a sbagliare un po' meno, no? Se lui si fosse circondato di qualche critico, oltre che di molti leccapiedi, avrebbe probabilmente avuto qualcuno vicino che gli diceva stai fermo, ma dove stai andando, ma guarda che vai a sbattere, ma chi te lo fa fare di andare a giocarti la carriera a 40 e pochi anni per una riforma scritta coi piedi, ma aspetti, lascia perdere, ma ci sono cose più ma serie. Chi te l'ha fatto invece fare, purtroppo dice Travaglio. Era circondato di lacchè, allora, che gli dicevano hai ragione tu sempre. E lo questo hanno aiutato può essere a questo il problema, Caprarica, la scelta della classe dirigente, il circolo dei suoi bracci destri. Allora, voi sapete perfettamente, tu sei anche un vecchio esperto, giovane ma vecchio esperto di politica, per sapere che i leader, soprattutto nella stagione dei partiti, dei leader, hanno la tendenza a circondarsi di gente che non gli faccia ombra, su questo non c'è dubbio. È probabile, devo dire, che nel caso di Renzi abbia forse esagerato. Certo, questa faccenda del giglio magico, della toscanità come certificato di qualità e come imprimatur per qualsiasi carica dello Stato, l'idea che alla fine dei conti quest'uomo che era arrivato a Palazzo Chigi in nome del merito, io penso che questo non lo dovremmo dimenticare, non dimenticare che la sua arrivo a Palazzo Chigi è stato generalmente salutato in questo paese gerontocratico come il segno di una così rottura. Partiva una rottura che Caprarica e Travaglio passava anche per un certo sapore di antipolitica. Guardiamo come congeda le persone contro la riforma. Ancora Matteo Renzi. Se vinciamo noi, su tre uno va a casa. Cioè, uno, due, morto. Uno, due, morto. Uno, due. È normale che si difendano, poverini. È normale che si difendano, poverini. Travaglio, Caprarica. Ma sai, se fosse stato vero che lui mandava a casa un politico su tre, la riforma sarebbe stata approvata dal 99% dei cittadini. Il problema è che i politici in Italia sono 1.100.000, quelli che vivono di sola politica, secondo uno studio della UIL. Mandava a casa 200 senatori per sostituirli con dei consiglieri regionali e dei sindaci non eletti per fare i senatori e in più con l'immunità.
la gente a furia di ripeterlo l'ha capito e quindi ha detto: ma ti prendi per il culo, no? Tanto per usare un francesismo, ma voglio dire, è così che si combatte la casta? Con più casta? È una cura omeopatica, abbiamo bisogno di cure da cavallo, non di cure omeopatiche. E quindi giustamente non hanno abboccato e si sono anche un po' arrabbiate perché si sentivano appunto prese in giro, come diceva Caprarica, da questa sovrabbondanza di bugie che alla fine è diventata un'offesa per l'intelligenza media degli italiani, che possono essere sottovalutati finché si vuole, ma a un certo livello non possono arrivare. Io credo Antonio che Caprarica. No, io invece realmente una grande sento, prova di maturità. Perché ha detto: non vogliamo padroni e non vogliamo bugiardi, basta. Mi sento da Travaglio sullo specifico della riforma, secondo me, con tutti i suoi limiti, comunque avrebbe dato un segnale. Probabilmente un errore lì è stato anche, e tra l'altro proprio dalla parte del no c'è stato, e Renzi avrebbe dovuto essere sveglio abbastanza da cogliere questa opportunità di frazionare il voto sui singoli temi e argomenti della riforma. Ma questo approccio, questo approccio, uno, due, morto, non viene dalla cultura del PD, forse è stato quello. No, questo approccio problema. Non viene dalla cultura della politica e quindi da questo punto di vista, purtroppo devo dire che da questo punto di vista la rottamazione promessa o indicata da Renzi aveva un approccio un po' da Happy Days, da Fonzi. Cioè la questione è che la politica, però questo riguarda non solo Renzi, ma riguarda gran parte del quadro politico attuale di oggi. Ricordava Cicerone circa 2000 anni fa che la politica è un affare di professionisti e di competenti. Governare la cosa pubblica non è vero che è un affare della cuoca, come diceva Lenin, non lo Travaglio. È. Ma è proprio questo il peccato mortale che ha commesso Renzi, cioè ha buttato via con una riforma astrusa, assolutamente mal scritta, nella quale probabilmente lui non credeva nemmeno, gli è stata imposta da Napolitano che ha fatto secco l'ennesimo Presidente del Consiglio, un patrimonio che gli va riconosciuto, perché Renzi, quando è arrivato, era considerato dal ceto politico l'ultima alternativa di establishment a Grillo, no? Era il Grillo in doppio petto, diceva le cose che gli italiani volevano sentirsi dire e in gran parte erano anche cose condivisibili, cioè più meritocrazia, basta con le raccomandazioni, diamo spazio alla scuola, alla ricerca, buttiamo via i vecchi parrucconi che sono lì per meriti, non loro, eleggiamo finalmente i nostri rappresentanti in Parlamento dopo 10 anni di Italicum, di Porcellum, diceva riduciamo i costi degli sprechi e tutto quanto, tutte cose sacrosante, non è che il problema è che poi a un certo punto si è recato a Palazzo Chigi, gli è stata riscritta da Napolitano la lista dei ministri, gli sono state passate delle consegne che erano l'esatto opposto di quello che lui aveva promesso quando era diventato re. Travaglio, perdona se ti porto che ispirava fiducia, ha buttato via tutto per questa robaccia qua. Ha avuto anche un problema concreto, quello delle banche, che è stato un problema per due motivi probabilmente. Il primo per quello pratico, perché tante persone hanno perso i risparmi proprio a Banca Etruria, proprio in un luogo così altamente simbolico per il potere politico di Matteo Renzi. E l'altro per la vicenda di Flavio Carboni, che si sarebbe incontrato con il padre di un suo ministro e ha riportato tutto quell'afflato di novità, di modernità che si portava presso il governo Renzi davanti a un grande punto interrogativo. Che importanza ha avuto quell'episodio? Travaglio, Caprarica. Beh, ha avuto un'importanza fondamentale perché è su quelle cose lì che tu misuri le capacità di governo. Mentre gli altri paesi negli ultimi 3 o 4 anni salvavano le loro banche pericolanti, da noi c'era una mantra, no, che arrivava dalle più alte cariche dello Stato e della Banca d'Italia, che è: il sistema bancario è solido e saldo, noi non abbiamo problemi. Quando i problemi sono arrivati al pettine, era scattato il bail-in, cioè quella norma europea che impedisce di salvare le banche con soldi pubblici, cosa che avevano fatto tutti fino al giorno prima,
bail-in che tra l'altro abbiamo approvato anche noi, e quindi ci siamo ritrovati di fronte a un governo che non ha fatto assolutamente nulla. Avevano promesso una commissione parlamentare d'inchiesta sui disastri delle banche, non l'hanno fatta. Avevano promesso di trovare mirabolanti risarcimenti per i risparmiatori truffati, non li hanno trovati. E adesso in campagna elettorale ci siamo anche sentiti dire: votate sì perché altrimenti le banche falliscono, come se i cavò vuoti di certe banche si riempissero con i voti del sì. No, purtroppo andavano riempiti con la vicenda delle banche, che non c'è stata. La vicenda delle banche l'ha ricordata. Io vorrei distinguere due fatti su questo, perché nella vicenda della Banca d'Etruria, a mio avviso, c'è stato un comportamento abbastanza sciacallesco nei confronti di una giovane donna che ha per caso quella di avere un padre che parla con Carboni, e questa per me è una questione che tendo a distinguere da quello che fa il governo. Però è pesante è naturalmente contatto... pesante, però qualcuno mi deve, siccome le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui figli, non risulta che ci sia alcun coinvolgimento diretto della ministra Boschi in questa fase. Assolutamente. Allora, invece, diverso il tema, come ricordava adesso Travaglio, delle banche. Cioè le banche italiane, io voglio ricordare che nel giugno del 2011 l'allora ministro delle finanze Tremonti, perché non è che si può dare la croce addosso al governo Renzi per una storia che si chiama Berlusconi, Monti, Tremonti e via, Tremonti disse nel giugno 2011, disse esattamente che le banche italiane erano le più salde in Europa, che non c'era bisogno di ricapitalizzare. La verità è che nessuno voleva toccare un sistema di collusioni e complicità che giovava alla classe politica e alla classe imprenditoriale, e quindi era, diciamo, una grandissima zuppa in cui ognuno si ritagliava il suo cucchiaio. Travaglio, c'è stato sciacallaggio sul caso di Banca Etruria? No, io adesso, ovviamente, ora che il nome Boschi è diventato impronunciabile, faranno tutti finta di non conoscerla, penso che sia elegante comportarsi con lei come con Renzi, con grande solidarietà, anzi se hanno bisogno di qualcuno con cui parlare non credo che chiameranno te, però ma, può essere te ma no, però rischia di avere ragione, perché non sono tanti quelli che ti telefonano. Fare finta di non averli mai visti, però voglio dire, noi sappiamo che il padre della Boschi era uno dei tanti consiglieri di amministrazione della banca, che fu promosso vicepresidente della Banca Etruria un mese dopo che la figlia era diventata ministro. Non credo che questa cosa sia accaduta per una singolare coincidenza, credo che c'entrasse il fatto che la figlia era diventata ministro, e quindi forse la figlia, una parolina sul fatto che per salvare una banca dal crack è meglio non parlare con un condannato per bancarotta fraudolenta, come io Flavio Carboni forse la però il dire. Punto è probabilmente Caprarica che l'ha gestita male. Prego. È vero che i disastri delle banche cominciano ai tempi di Berlusconi e proseguono ai tempi di Monti, però è anche vero che Renzi ha governato, si fa per dire, per 2 anni e mezzo, e anche lui ha continuato nell'inerzia e nel mantra: il sistema bancario è solido. Beh, ma lì c'è, non se mi permetti, che un anno esatto fa lui diceva: investite in Monte Paschi perché è un grande affare. Beh. Nel frattempo il valore del allora, fatto Caprarica, viene può essere che il politico nuovo, meno male che nessuno gli dà retta quando consiglia gli investimenti. Può essere che la grande mancanza di Matteo Renzi sia stata quella di fiuto, di capacità politica immediata, riassumendo, farsi tanti nemici, non portare a termine delle riforme così importanti e gestire male dei momenti di crisi che in genere però, magari non così in questo modo, però capitano a tutti. Ma Presidente, sai, del Consiglio. Per i politici, allora, per i sovrani la prova del 9 è durare sul trono, per i politici è durare a Palazzo Chigi, se non ce la fanno c'è poco da fare, insomma. Grazie ai nostri ospiti.